assessori, abbogliamo quindi le giunte. I ruoli, gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale non sono remunerati, pensando forse, diciamo, che risparmiando 15-20 milioni di euro all'anno si sia risanata, diciamo così, la finanza pubblica, cosa che evidentemente non era quello l'obiettivo e i dati certamente lo dimostrano. A prescindere dalla considerazione che chi svolge un incarico amministrativo che ha delle responsabilità rilevanti deve essere remunerato per l'incarico che svolge, perché la gratuità degli incarichi amministrativi è un qualcosa di demagogico e obiettivamente inquietante, perché non si capisce il ragionamento per il quale, se giustamente un sindaco e degli assessori in un comune percepiscano un'indennità, non la debba percepire un presidente della provincia o non la debbano percepire dei consiglieri provinciali che addirittura sono consiglieri provinciali delegati in quanto hanno delle deleghe amministrative che prima erano le deleghe assessorie. Quindi il disegno di legge va nell'ottica di ripristinare l'elezione diretta da parte dei cittadini del presidente della provincia e del consiglio provinciale, quindi ritornando sostanzialmente alla forma prevista dal testo unico del 2000, con elezione quindi congiunta del presidente della provincia e del consiglio provinciale, quindi con un meccanismo che chiaramente preveda anche quello che prevedeva la legge elettorale del 93, poi trasfusa nel testo unico del 2000, vale a dire un premio di maggioranza per la lista o le liste collegate al candidato presidente uscente. Perché obiettivamente tra la riforma del 93 e la riforma del Delrio si è fatto, diciamo, con la riforma del Delrio un significativo passo indietro in questo senso, a discapito della governabilità e della stabilità degli enti. Perché, come è stato detto prima, l'aver differenziato la durata del mandato del presidente della provincia in 4 anni rispetto a quella dei consigli provinciali in 2 anni ha determinato uno sfalsamento che allo stesso tempo prende atto del fatto che il corpo elettorale, vale a dire gli amministratori che vanno a votare ogni 2 anni per il rinnovo del consiglio provinciale e ogni 4 per il presidente della provincia, sia destinato progressivamente a cambiare, perché tutti gli anni più o meno abbiamo una finestra elettorale nella quale in primavera, lo vediamo anche nel nostro territorio del VCO, 1, 2, 3 o 4 o 5 comuni vanno comunque al voto, al di là poi della tornata importante della primavera prossima. Nel 2016 ha votato Domodossola, nel 2017 ha votato Omegna, quindi città importanti. L'anno scorso, anzi quest'anno, ha votato Villa. Quindi chiaramente tutti gli anni il corpo elettorale di chi vota il presidente della provincia e il consiglio provinciale cambia. E questo ha creato delle situazioni di conflittualità politica che inevitabilmente ci sono poi in tutti gli organi elettivi degli enti pubblici territoriali. Quindi si vuole garantire la possibilità che con l'elezione diretta il presidente della provincia abbia un premio di maggioranza a favore quindi della lista o delle liste che lo sostengono. Noi riteniamo nel disegno di legge di modificare il contenuto della legge Delrio rispetto all'abolizione della giunta, perché pensiamo che sostanzialmente possa essere questo assetto, diciamo, mantenuto, vale a dire un presidente e dei consiglieri delegati, però pensiamo che il presidente debba percepire comunque un'indennità di funzione che noi riteniamo debba essere equiparata a quella del sindaco del comune capoluogo. I consiglieri provinciali devono prendere un gettone di presenza equiparato a quello dei consiglieri del comune capoluogo. E i consiglieri delegati che abbiano una delle funzioni appunto amministrative e che quindi nella sostanza siano gli ex assessori, percepiscano un'indennità pari al 50% dell'indennità percepita dal presidente della provincia. Il disegno di legge poi chiaramente per determinare completamente il cambiamento rispetto alla legge Delrio elimina e propone l'abrogazione dell'assemblea dei sindaci e della conferenza metropolitana, perché ricordiamoci che la legge Delrio riguarda l'elezione diretta dei presidenti delle province ma anche delle città metropolitane, e con la riattribuzione di quelle che erano le competenze dell'assemblea dei sindaci e della conferenza metropolitana rispettivamente, cioè al consiglio provinciale e al consiglio quindi metropolitano, per cui eliminiamo, proponiamo l'eliminazione di questo organo che a questo punto, diciamo, in un contesto di elezione nuovamente di primo grado non ha più alcuna funzione e alcuna finalità. Per quanto riguarda poi altri aspetti e altri contenuti, nella relazione introduttiva noi mettiamo in evidenza che questo disegno di legge vuole introdurre dei cambiamenti e delle correzioni rispetto alle storture della riforma Delrio, lo diciamo nell'attesa che il legislatore, quindi con un disegno di legge costituzionale, possibilmente condiviso, che quindi non sia il frutto, diciamo, dell'imposizione della maggioranza politica,
gente, perché la Costituzione la si potrebbe cambiare con il più ampio consenso tra le forze politiche, decida se le province abbiano o meno ancora un ruolo e una funzione nel nostro ordinamento. Se le province devono avere ancora una funzione e un ruolo, certamente questa funzione e questo ruolo devono vedere i cittadini partecipare direttamente all'elezione degli organi di governo. Se si ritiene invece che le province o la funzione devono più averla, le si sopprima, ma a questo punto venga modificata la Costituzione e le funzioni delle province vengono adeguatamente ripartite secondo un principio di sussidiarietà tra i comuni o eventualmente tra le regioni, a seconda di quella che è l'entità o l'impatto economico e finanziario che l'esercizio delle singole funzioni comporta. La legge poi, il disegno di legge prevede ovviamente poi dal punto di vista applicativo che, siccome nel nostro ordinamento vi sono 5 regioni a statuto speciale, tra le quali hanno un ordinamento interno strutturato in province, Friuli, Sicilia e Sardegna, adeguino quindi i rispettivi statuti al contenuto del disegno di legge, non vengono volutamente citate diciamo in questa parte la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige, perché la Valle d'Aosta in quanto non esiste la provincia di Aosta, ma esiste solo la regione autonoma della Valle d'Aosta, quindi l'ordinamento provinciale non avrebbe più nessun riferimento nella regione Valle d'Aosta. Il Trentino Alto Adige, perché il Trentino Alto Adige ha mantenuto in virtù del suo statuto l'elezione diretta dei presidenti delle province di Trento e di Bolzano e dei rispettivi consigli che poi compongono il consiglio regionale della regione Trentino Alto Adige, quindi certamente il disegno di legge non potrebbe appunto applicarsi a Trentino Alto Adige proprio per le specificità statutarie che caratterizzano quindi questa regione. Grazie. Siede all'opposizione. Il nostro principale alleato, che poi lo sarà anche nelle prossime tornate amministrative dall'Europa alle regioni, è Lega e Fratelli d'Italia. A prescindere di questa coalizione di centrodestra che comunque viene mantenuta territorialmente, abbiamo un governo che fa i conti anche con quelle che sono le idee dei 5 Stelle. Noi stiamo facendo veramente come Forza Italia un'opposizione a tutto quello che non era nel programma del centrodestra, quindi a quello che non era nel programma nostro di Lega e di Fratelli d'Italia, tutto quello che secondo noi distorce con la promessa che abbiamo fatto ai nostri cittadini, vede il nostro partito impegnato in una serie di emendamenti da proporre al governo, anche solo per far ragionare non tanto Lega, perché Lega tutto sommato è un po' anche sotto scacco ai 5 Stelle per il contratto, però per noi sui territori manteniamo fermi la coalizione di centrodestra. E alla luce di questo, perché voglio arrivare alla proposta di legge ZES. Forza Italia ha sempre in qualche modo detto che sui territori come i nostri di confine la soluzione ideale è quella di istituire le zone economiche speciali, giustamente adesso con questo cambio di denominazioni, soprattutto per il nostro territorio che è ai confini con la Svizzera. Il disegno di legge che abbiamo depositato arriva dopo che sul nostro territorio, per oltre un anno e mezzo, sul territorio del Verbano, del Fusio e dell'Ossola, abbiamo come Forza Italia fatto tanti gazebi di raccolta firme, proprio per con una lettera indirizzata al presidente Chiamparino affinché ci si muovesse verso un'autonomia del Piemonte e automaticamente ad un percorso di zona economica speciale per il VCO al pari di quella che si è istituita sotto. Abbiamo raccolto tantissime firme, diverse migliaia, credo, sui nostri tre territori. E dopodiché abbiamo rispettato quello che era l'onda del voler andare in Lombardia da parte del comitato promotore, non abbiamo preso posizione proprio per rispettare, perché
il nostro territorio ci può essere qualcuno che si sente più lombardo che piemontese, quindi ovviamente era più una scelta soggettiva che politica. Ecco la ragione per cui non abbiamo fatto uscite mediatiche sul dire votate questo, ma abbiamo continuato coerentemente con quella che è la linea del nostro partito a dire per il DCO la nostra soluzione ideale è la zona economica speciale. Quindi abbiamo fatto questo percorso e sempre in rispetto a chi poteva decidere di come votare, se andare a votare sì o no, o non andare a votare al referendum che si è consumato da poco, abbiamo atteso il deposito del disegno di legge che vi confessiamo avevamo già nel cassetto. Proprio perché secondo noi bisogna fare veramente qualcosa per il nostro territorio. Visto il risultato del referendum, che a nostro avviso è stato un flop, però comunque ha significato la volontà del nostro territorio di essere, o l'esigenza del nostro territorio di essere più attenzionato sia dalla regione che a livello nazionale. Quindi non tutte le cose negative non ci dicono nulla, anzi ci fanno riflettere e ci dicono fino ad ora forse abbiamo parlato tanto e abbiamo fatto poco. E allora vediamo di concretizzare qualcosa e infatti con il nostro pressing dei nostri consiglieri regionali siamo riusciti ad inserire una serie di mozioni d'ordine del giorno, tra l'altro approvate all'unanimità sull'autonomia del Piemonte, con un percorso in cui si incardina molto bene questo disegno di legge. È un disegno di legge questo depositato con lo stesso iter studiato con Massimo, con lo stesso iter di quello relativo alla modifica della 56/2014. È un disegno di legge che è già in pubblicazione. Io ovviamente, essendo parlamentare alla Camera, l'ho potuto depositare alla Camera, ma per esempio mi risulta che anche il senatore Montani, che è senatore, quindi sta al Senato, abbia depositato questo disegno, un disegno analogo. Poi si vedrà anche con il senatore Montani, che è Lega, loro sono al governo, noi siamo all'opposizione, ma l'unico è intento, e se l'intento è buono per il nostro territorio, ci si unirà, si verificheranno se c'è da apportare qualche limatura ai due disegni di legge. Io infatti l'ho già detto al senatore Montani. Operamento del tessuto economico e produttivo, anche per la forte concorrenzialità che il regime fiscale e amministrativo della vicina Confederazione Svizzera esercita su di noi come anche sulle province lombarde di confine. Pensiamo al fatto che il Canton Ticino ha realizzato negli anni il famoso progetto Copernico, che è un progetto finalizzato ad agevolare il trasferimento di attività e di investimenti economici e produttivi nel territorio del Canton Ticino, proprio in virtù delle migliori condizioni fiscali e ovviamente amministrative che il Canton Ticino sapeva offrire alle imprese. Quindi la filosofia del disegno di legge è quella di prevedere un regime amministrativo e fiscale agevolato per le nuove attività produttive, quindi insediamento del DCO, che sostanzialmente si concretizza nella riduzione per i primi 10 anni, diciamo, dall'insediamento delle attività produttive, degli oneri sociali e quindi contributivi che quindi le imprese devono pagare, con riferimento per esempio alle posizioni retributive e contributive dei dipendenti, a una riduzione del 50% dell'IRAP per almeno per i primi 8 periodi di imposta, e quindi anche a una riduzione significativa dell'IVA su tutti i prodotti e i servizi realizzati e scambiati sul territorio, commercializzati sul territorio della provincia del DCO. In questo senso la filosofia di questo disegno di legge riprende una proposta che era stata fatta dalla Regione Lombardia nel 2014 al Parlamento Nazionale, quando appunto la Regione Lombardia voleva proporre al Parlamento Nazionale di riconoscere un regime fiscale agevolato per le nuove attività produttive di insediamento delle province lombarde di confine con la Svizzera, quindi Varese, come sopra. Poi un disegno di legge che una proposta, quella della Regione Lombardia, che probabilmente non ha avuto l'esito che la Regione Lombardia auspicava, anche perché evidentemente la maggioranza politica che governava la Regione Lombardia non era la stessa, diciamo, che quindi in quegli anni, nella scorsa legislatura,
era la maggioranza di governo nazionale, per cui la proposta si era sostanzialmente arenata. Ma la filosofia è quella di introdurre un regime agevolato proprio per consentire a queste attività di rimanere o di insediarsi su questo territorio. Oltretutto va detto che il disegno di legge sulla ZES prevede anche, perché le ZES non sono a tempo indeterminato, le ZES hanno una durata di 10 anni, perché sostanzialmente si tratterebbe di misure sperimentali che devono essere poi sottoposte a una verifica, diciamo, di efficacia il terzo e l'ottavo anno da quando sono entrate quindi in vigore. E va anche detto che il disegno di legge peraltro presuppone che l'applicazione della ZES venga poi notificata all'Unione Europea, perché ci sono anche dei limiti delle normative da rispettare rispetto quindi anche ad evitare che si creino violazioni, diciamo, delle norme sul debito a concorrenza, quindi di politiche a favore di alcune imprese a discapito di altre. Quindi certamente è un iter che necessariamente deve avere poi il vaglio dell'Unione Europea. E va anche detto che peraltro l'Italia sulle zone economiche speciali è arrivata sostanzialmente nella scorsa legislatura, al di là dell'esperienza dei primi anni 90 che riguardava il Porto Franco di Trieste, è arrivata nella scorsa legislatura prevedendo appunto delle zone economiche speciali per i porti del sud Italia, ma l'Europa in questo senso è molto più avanti di noi. Pensiamo sostanzialmente che per esempio i paesi dell'Europa dell'Est che sono entrati nell'Unione Europea nel 2004, e penso proprio all'esempio più eclatante, quello della Polonia, hanno realizzato in tutte le aree, diciamo così, di confine, soprattutto verso la Lituania, verso quindi anche la Bielorussia, zone economiche speciali proprio per favorire la realizzazione, diciamo, di investimenti produttivi a condizioni agevolate, e quelle regioni di confine della Polonia sono quelle che sostanzialmente hanno registrato in questi anni le migliori performance di crescita economica in quel paese. Quindi crediamo che sostanzialmente l'Italia debba cogliere questa opportunità, e il nostro territorio, che obiettivamente un disagio lo ha manifestato nel referendum del 21 di ottobre, quindi bisogna essere attenti alle indicazioni che arrivano dagli elettori, perché sono sempre indicazioni che vanno valutate con attenzione e rispetto, non può non portare una forza politica come la nostra a cercare di dare una risposta quindi il più pratica possibile a questo problema. Da qui questa iniziativa che abbiamo preparato con la domanda. Ovviamente voi adesso vedete qua noi a rappresentare e a illustrare due disegni di legge, però poi di fatto dietro a tutto questo c'è un lavoro di partito, c'è un lavoro di incontro. Io vedo qui adesso